Ciao a tutti e bentornati sul canale. Nel video di oggi voglio parlarvi dei miei mascara preferiti, ma prima di iniziare di parlarvene vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella così verrete avvisati ogni volta che pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo qui ogni giovedì su It's Franci Fra. Dopo questa premessa direi di iniziare a parlarvi subito dei miei mascara preferiti. Di solito mi piace realizzare una top 5 dei prodotti che mi piacciono, ma in questo caso sarà una top 3 perché voglio parlarvi dei mascara che ormai utilizzo e acquisto da anni, quindi voglio essere sicura di consigliarvi qualcosa che veramente io adoro tantissimo. E siccome questi mascara sono gli unici che veramente riacquisto da anni, ho pensato appunto comunque di parlarvene lo stesso. Il primo che vi mostro è un brand low cost e sto parlando di Essence e della Love Extreme Crazy Volume. Inizialmente avevo provato il suo fratello, quello nella boccetta nera, che mi era piaciuto tantissimo ed era diventato il mio preferito. Ma quando è uscito questo, basta, è diventato lui il mio preferito e li ha battuti tutti. Cioè questo è l'unico mascara che io riesco a utilizzare alla sera quando faccio un full make up e ho bisogno delle ciglia pazzesche, quando non voglio indossare magari ciglia finte. Lui è l'unico che veramente mi regala lunghezza e volume alle ciglia. Non riesco seriamente a trovare un sostituto. Mi raccomando, se voi ce l'avete perché avete un mascara con cui vi trovate da Dio che vi fa delle ciglia power, lasciatemi un commento perché io voglio trovare un valido sostituto a questo. Stiamo parlando di un mascara diciamo a basso prezzo, infatti costa meno di 4 euro, ma vi assicuro che è eccezionale. Ormai lo utilizzo da un sacco di anni e ho scoperto che tra poco uscirà una nuova versione, non so se è già uscita in realtà, della Love Extreme. Sarà volumizzante e allungante, quindi super top, non vedo l'ora di provarlo. Lui è eccezionale, se non l'avete ancora provato io vi consiglio davvero di farlo. Lo scovolino di questo mascara è in silicone, abbastanza lungo, con diciamo le setole molto ravvicinate e abbastanza lunghe, diciamo che non sono né lunghissime né corte, hanno una via di mezzo. Il prodotto che esce dalla boccetta è parecchio, non so se riuscite a vederlo, quindi vi consiglio di stare molto attenti perché potrebbe crearvi dei grumi alle ciglia. A me non è successo, nel senso che succede ma raramente, quindi poi vado o con un altro scovolino o con un pennello per andare appunto a togliere i grumi e a districare bene le ciglia, però per il resto è un mascara veramente con cui mi trovo bene. L'unica pecca è che appunto non è stratificabile, nel senso che una volta asciutto basta, non si può lavorare perché le ciglia si induriscono parecchio. Il secondo mascara che vi voglio mostrare è un amore che anche qui dura da circa due o tre anni e sto parlando del Roller Lash di Benefit Cosmetics. A differenza di quel mascara che io lo utilizzo principalmente alla sera quando appunto voglio fare un full makeup, questo è il mascara che io utilizzo tutti i giorni, quindi da giorno, perché l'effetto è decisamente molto più naturale, anche se comunque si nota. Lo scovolino anche in questo caso è in silicone, però è diciamo curvo, nel senso che ha una parte più alta con le setole un po' più lunghe, mentre la parte sotto ha delle setole un po' più corte che vanno molto bene per pettinare le ciglia inferiori. In questo caso non è ovviamente un mascara volumizzante, ma bensì allungante, ed è diciamo, io lo consiglio anche a coloro che hanno le ciglia abbastanza dritte, quindi che hanno bisogno di curvarle leggermente. Questo sicuramente vi aiuterà. Il prezzo ovviamente è decisamente diverso rispetto a quello di Essence, stiamo parlando di un mascara che costa all'incirca 30 euro da Sephora, però io mi trovo da Dio, ormai lo acquisto da anni, è vero che ci saranno sicuramente dei validi sostituti, però ormai lo utilizzo da anni, mi trovo molto bene, quindi lo acquisto anche molto volentieri. Tra l'altro, l'ultima volta che l'ho riacquistato l'ho trovato in questo bellissimo kit dove appunto c'è dentro il full size e anche la taglia piccolina, ottima da portare in giro o in viaggio, guardate quanto è carina, e il prezzo è invariato, nel senso che voi andate a pagare solo il mascara full size, mentre quello piccolino è in omaggio. L'ultimo
l'ultimo mascara che vi voglio mostrare, questo è un amore un po' più recente, che dura da circa un annetto e mezzo, ed è il Velvet Noir, vediamo come si chiama, Velvet Noir Measure Volume Mascara, ed è questo qui di Marc Jacobs. Da quando l'ho provato, che l'avevo provato in Mini Italia, basta, me ne sono innamorata e da lì non l'ho più abbandonato. Questo lo definirei una via di mezzo tra l'I Love Extreme e il Roller Lash, nel senso che è un mascara che dona un sacco di volume, non come ovviamente l'I Love Extreme, e allunga anche le ciglia. Quindi lo definirei proprio una via di mezzo tra quei due mascara. In questo caso lo scovolino è in setole naturali ed è fatto a clessidra, quindi ottimo per andare a lavorare bene le ciglia. Il prodotto che si preleva dalla boccetta è giusto, quindi non se ne spreca parecchio, ma la quantità giusta. E soprattutto questo mascara, a differenza della Love Extreme, è stratificabile, nel senso che una volta asciutto si può lavorare nuovamente per andare appunto a costruire un'intensità maggiore. Quindi si può decidere appunto l'intensità di volume che si vuole dare alle proprie ciglia andandole a lavorare a strati. Anche in questo caso stiamo parlando di un mascara che costa all'incirca sui 27 euro da Sephora. È un mascara che costa, ma che con cui mi trovo veramente molto molto bene e che non ho intenzione di abbandonare. Negli anni ho provato anche ovviamente tantissimi mascara, ma anche mascara drugstore, che secondo me poi non sono neanche tanto drugstore, perché in Italia qua comunque i mascara Rimmel, L'Oreal, Maybelline costicchiano più anche, quindi sui 15 euro, quindi di low cost c'è anche ben poco, però non mi sono mai trovata bene, non riesco a trovare un mascara di quei marchi con cui mi trovi bene, mi dispiace, non so perché, so che moltissimi di voi li amano, ma io vi giuro non riesco a trovare quello giusto per me. Anzi, se avete appunto dei mascara da consigliarmi, lasciatemi un commento con quelli che utilizzate voi e con quelli con cui vi trovate molto bene, perché a me piace provare mascara diversi, di diversi fasce di prezzo, e quindi sono curiosa di sapere cosa ne pensate voi e quali sono i vostri mascara preferiti. Io penso di avervi raccontato appunto i miei mascara preferiti, vi ho detto tutto quello che penso di questi tre, sono veramente i mascara di cui mi fido, che utilizzo ormai da anni. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un pollice in su appunto se lo avete trovato interessante, lasciatemi un commento con le vostre scelte e noi ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!